Buongiorno a tutti, sono Massimo. la professoressa Claudia D'Amato e sono il delegato per l'orientamento del Dipartimento di Informatica. Comincio col dire che il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari è il più grande Dipartimento di Informatica dell'Italia meridionale ed ha da sempre mostrato un'estrema attenzione al territorio e alla qualità dell'offerta formativa erogata. Ha infatti erogato per numerosi anni attività didattica sulle sedi di Brindisi, tuttora su Taranto, per un periodo Corigliano-Calabro, e ha erogato della didattica che ha precorso i tempi di quelle che sono diventate poi successivamente le necessità del mondo lavorativo. Con l'istituzione del corso di laurea in Scienze dell'Informazione nel 1970, secondo corso di laurea in Italia pochi mesi dopo l'istituzione del primo corso di laurea ad opera dell'Università di Pisa e primo corso di laurea in Scienze dell'Informazione nell'Italia meridionale. Sono stati poi molti altri i momenti salienti della storia del Dipartimento di Informatica che festeggia i suoi 50 anni. Qui ne ricordo soltanto alcuni. Nel 2017 è stato tra i primissimi dipartimenti dell'Università degli Studi di Bari ad istituire una laurea magistrale internazionale, quindi interamente in lingua inglese, ha istituito la laurea in sicurezza informatica, che è stata la prima laurea in sicurezza informatica nel Meridione. Nel 2019 ha istituito la laurea magistrale in data science, tra le primissime lauree in data science in tutta Italia. E questo percorso di cambiamento e di estrema attenzione al territorio e alle necessità continua tuttora. Qual è l'offerta formativa erogata dal Dipartimento di Informatica in ambito di lauree magistrali? È un'offerta variativa, un'offerta formativa variegata che si articola in tre corsi di laurea, tutti a numero aperto. Come vi dicevo, la nuova laurea in Data Science istituita nel 2019, la laurea in Computer Science in lingua inglese, ambedue erogate sulla sede di Bari, e la laurea in Sicurezza Informatica erogate sulla sede di Taranto, al termine delle quali ci si può affacciare sul mondo del lavoro, consentono l'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri. Ed inoltre è possibile continuare con una formazione in ambito di ricerca, che può poi aprire la strada sia a ricerca in mondo accademico, così come ricerca nell'ambito dell'industria. Vado ora a presentare singolarmente ognuno dei corsi di laurea in maniera da evidenziare le loro specificità. E comincio con la laurea magistrale in Computer Science. La laurea magistrale in Computer Science, che è una laurea internazionale, quindi erogata in lingua inglese, interamente in lingua inglese, segue il trend dell'istituzione di lauree internazionali che un po' sta caratterizzando tutta l'Italia. Ed è articolata, nonostante sia stata istituita nel 2017, nel 2020 ha visto una nuova ristrutturazione, creando due curricula specifici, quello Artificial Intelligence e quello di Security Engineering, che, guarda caso, corrispondono ai profili informatici attualmente più richiesti. Quali sono i prerequisiti per l'iscrizione alla laurea in Computer Science? 12 crediti formativi in ambito matematico e fisico, più 48 crediti formativi in ambito informatico ed una conoscenza dell'inglese di livello B2. Per tutte le lauree magistrali è richiesta una verifica della preparazione personale, che non è vincolante per l'iscrizione, ha come finalità quella di evidenziare eventuali carenze che devono essere poi colmate nel corso del tempo. Una prima data per questo test è fissata nel mese di settembre e poi ci sono delle date successive per eventualmente recuperare eventuali carenze o lacune. Questo aspetto è comune a tutti, a tutti gli altri corsi di laurea, per cui non mi dilungherò nuovamente su questo aspetto. Vado ora ad analizzare i due curricula della laurea in Computer Science, cominciando con il curriculum in Artificial Intelligence, che ha come obiettivo quello di formare la
richiestissima figura dell'AI specialist che avrà competenze in rappresentazione della conoscenza, apprendimento automatico, anche noto come machine learning, visione, robotica, elaborazione del linguaggio naturale. E qual è il profilo che crea? Appunto quello dell'AI specialist che è in grado di progettare, ingegnerizzare, sviluppare e mantenere sistemi intelligenti che come tali hanno capacità di ragionamento e apprendimento automatico, di pianificazione, di percezione visiva di movimento e di comunicazione in linguaggio naturale. Già dal 2019, quella dell'AI Specialist è stata caratterizzata come una delle 10 figure più richieste tra le offerte lavorative nel mondo del lavoro. Ed ovviamente gli sbocchi occupazionali sono dei più disparati, oltre ai classici centri di ricerca, sia industriali che pubblici e privati, c'è un'enorme richiesta in ambito industriale in vari domini, come può essere quello della difesa, elettronica e robotica, comunicazioni, industrie automobilistiche. Pensate a quante pubblicità menzionano la presenza di intelligenza artificiale all'interno dei software montati sulle proprie automobili. Come si articola il percorso formativo? Nel primo anno ci sono 4 insegnamenti, quelli qui evidenziati in verde, che sono comuni ai due curricula, quello di Artificial Intelligence e quello di Security Engineering, che sono metodi formali in computer science, sistemi di basi di dati, teoria dell'informazione e metodi numerici nella computer science. Quindi questi li ritroveremo anche per il curriculum in Security Engineering. Dopodiché cominciano gli insegnamenti caratterizzanti del curriculum in Artificial Intelligence. Infatti troviamo i fondamenti di AI, Machine Learning, Natural Language Processing e Computer Vision, per continuare poi con il secondo anno con ulteriore specializzazione su Big Data, Software Engineering per sistemi abilitati all'AI, la semantica nei sistemi intelligenti ed insegnamenti a scelta dello studente. E qui vorrei sottolineare che per ogni corso di laurea c'è un'ampia offerta di insegnamenti a scelta ed è inoltre possibile, qualora si abbiano degli interessi per corsi di laurea erogati da altre lauree magistrali diverse da quelle scelte, è possibile personalizzare il proprio piano di studi scegliendo insegnamenti a scelta anche da altri corsi di laurea magistrale. E poi è necessario svolgere un tirocinio obbligatorio prima del conseguimento della laurea, che può essere svolto sia presso aziende che presso uno dei tanti laboratori di ricerca di cui dispone il Dipartimento di Informatica. Anche questo aspetto sarà comune a tutte le altre lauree che saranno illustrate, per cui non mi dilungherò nuovamente. Passiamo ora al curriculum in Security Engineering, il cui obiettivo è quello di formare esperti di sicurezza applicativa, quindi con focus sulla sicurezza dei sistemi. Ed un laureato in Computer Science, secondo il curriculum in Security Engineering, avrà capacità di analisi, progettazione e gestione di sistemi software sicuri, come capacità di messa in sicurezza di sistemi software legacy, quindi preesistenti, analizzando e individuando le vulnerabilità, rendendo gli stessi sicuri, nonché progettare interfacce e sistemi di accesso, sicuri a sistemi nuovi o preesistenti. Gli sbocchi professionali sono innumerevoli, la sicurezza informatica è un altro topic in questo momento, quindi troviamo il security manager, il security administration, il security software developer ed ovviamente qui i campi applicativi, i domini sono dei più disparati, dallo sviluppo di security ICT service sia in settori civili e militari, aziende specializzate in cyber security, ma anche telecomunicazioni e media. Pensate all'importanza dell'aspetto della sicurezza nelle banche, ora che sempre più sono erogati, ad esempio, servizi online, ma anche logistiche e trasporti e naturalmente settori di ricerca e sviluppo.
Come si articola il percorso formativo? Qui ritrovate i quattro insegnamenti che abbiamo già visto comuni anche al curriculum in Artificial Intelligence, mentre gli altri insegnamenti caratterizzanti sono caratterizzanti per il curriculum in Security Engineering, sono Security Software Engineering, Urban Security, IoT Security, come vedete, lo Human Computer Interaction per la Cyber Security e ancora ulteriore specializzazione al secondo anno con la gestione dei progetti per la sicurezza, il Serious Game per la Cyber Security e in particolar modo l'Artificial Intelligence per la sicurezza, oltre agli insegnamenti a scelta dello studente ed il tirocinio obbligatorio in azienda o presso uno dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Informatica. Passiamo ora alla laurea in Data Science. Fino all'anno accademico 2020-21, una laurea incardinata nella classe LM91, che invece a partire dall'anno accademico 2022-2023 transiterà nella classe di laurea LM Data. Qual è la principale caratteristica della laurea in Data Science? È una laurea inerentemente multidisciplinare, il che significa che è aperta non solo a laureati in informatica, ma anche in altre discipline in ambito matematico, statistico, giuridico ed economico, e al tempo stesso offre background fortemente impregnato nell'informatica, ma che spazia anche in aspetti di altro tipo, come per esempio economico o come per esempio giuridico. È stata istituita la laurea magistrale in Data Science nell'anno accademico 2019-2020 e questo sforzo è stato da subito pagato perché ha visto un grosso interesse da parte degli studenti, ben 51 iscritti alla sua prima edizione, ed è stato tra i primi corsi di laurea in Data Science in tutta Italia. Quali sono i prerequisiti per l'iscrizione? Il possesso di 24 crediti formativi in ambito matematico e statistico più ulteriori 15 crediti formativi in vari ambiti che possono includere economia, informatica, ambito giuridico. Ed essendo questo un corso di laurea erogato in lingua italiana, la conoscenza dell'inglese richiesto è solo livello B1. Anche in questo caso è richiesta una verifica obbligatoria della preparazione personale dello studente, che in caso di mancato superamento non preclude comunque l'iscrizione al corso di laurea. L'obiettivo è quello di formare la nuovissima figura professionale del data scientist che avrà competenze in metodologie e tecniche avanzate per l'analisi di dati, ma dove i dati non sono dati qualunque, sono in particolar modo quelli che oggigiorno vengono chiamati big data, che in quanto tali aprono nuove sfide e nuove problematiche, dalla memorizzazione all'indicizzazione, al ritrovamento, alla capacità di analisi, alle tecniche di visualizzazione, ed è in grado poi di tradurre le informazioni che derivano dall'analisi di questi dati in aspetti fondamentali all'interno dei processi decisionali. Dunque, qual è il profilo professionale? È di un progettista di processi di business innovativi, è in grado anche di sviluppare metodologie guidate dai dati, quindi data-driven, nonché sarà in grado di sviluppare i cosiddetti data product. Poiché i dati oggigiorno pervadono qualunque aspetto della vita, gli sbocchi occupazionali sono dei più disparati. Pensiamo ad esempio, per citarne alcuni dei più recenti, al ruolo fondamentale che il data scientist abbia potuto avere in questo periodo di pandemia. È estremamente importante l'analisi dei dati all'interno dei social network, ovviamente nel marketing per lo sviluppo di campagne mirate sempre più efficaci, ed è sempre più in voga la presenza di un data scientist all'interno di club sportivi per analizzare le diverse strategie di gioco e sviluppo di nuove strategie di gioco. Come si articola il percorso formativo? Qui è importante sottolineare che, essendo una laurea multidisciplinare, i primi due insegnamenti, che sono Fondamenti di Matematica per la Data Science e Fondamenti di Programmazione per la Data Science, sono mirati a
costruire il background fondamentale necessario a tutti gli studenti per poter poi proseguire negli insegnamenti successivi che sono a carattere più specialistico, dove troviamo ad esempio gestione dei dati strutturati e non strutturati, trattamento dei dati sensibili, che è un insegnamento di ambito giuridico per capire le implicazioni che il trattamento dei dati possono avere anche in ambito giuridico, apprendimento automatico, data mining, metodi numerici per la data science e modellizzazione statistica. Quindi, come vedete, si spazia da contenuti informatici a contenuti giuridici a contenuti di tipo economico. E ulteriormente ci si specializza nel secondo anno con insegnamenti quali visualizzazione dei dati, visual analytics e reporting, perché come dicevo prima il disporre di grossissime mole di dati apre nuove sfide, nuove problematiche anche in ambito di visualizzazione, la gestione e l'analisi dei big data, l'altro insegnamento è modelli decisionali ed ottimizzazione. Troviamo poi sempre gli insegnamenti a scelta dello studente e lo svolgimento di un tirocinio presso o aziende o laboratori di ricerca. Passiamo ora all'ultima laurea in ordine di presentazione, che è la laurea in sicurezza informatica erogata sulla sede di Taranto. Questa è una laurea erogata in lingua italiana. Come dicevo prima, è stata istituita nell'anno accademico 2017-2018 sulla sede di Taranto ed è stata la prima laurea nell'Italia meridionale in sicurezza informatica e attualmente si contano soltanto 17 corsi di laurea in sicurezza informatica. Anche in questo caso c'è stata un'ottima risposta perché abbiamo avuto ben 40 iscritti fin dalla sua prima edizione. Quali sono i prerequisiti per iscriversi al corso di laurea in sicurezza informatica? Il possesso di 12 credi, di 18 crediti formativi in ambito matematico e fisico e 48 crediti formativi in ambito informatico. Anche in questo caso, essendo una laurea erogata in lingua italiana, la conoscenza dell'inglese richiesta è una conoscenza di livello B1. È richiesta la verifica della preparazione personale dello studente, che è una prova da svolgersi in maniera obbligatoria. E qual è l'obiettivo? È quello di formare lo specialista in sicurezza informatica a tutto tondo, che quindi ha competenze in tutti gli aspetti della sicurezza informatica. Sarà in grado, infatti, il laureato in sicurezza informatica di gestire sistemi informatici sicuri dei più disparati. Il profilo è quello di un esperto di sistemi avanzati ad alto contenuto di sicurezza che può ritrovare la sua collocazione in figure come il security consultant, il security analyst, il security administrator. Gli sbocchi occupazionali anche qui sono tantissimi, alcuni dei quali li abbiamo già visti con il curriculum Security Engineering, quindi andiamo in Secure ICT Service in ambito civile e militare, ovviamente settori di ricerca e sviluppo, aziende specializzate nella cyber security, telecomunicazioni e media, banche, assicurazioni, così come anche logistica e trasporti. Dall'analisi del percorso formativo possiamo vedere come nella formazione del laureato in sicurezza informatica si toccano un po' tutti gli aspetti della sicurezza. Infatti vediamo la sicurezza nelle reti e nei sistemi distribuiti, crittografia, analisi dei dati per la sicurezza, ancora una volta trattamento dei dati sensibili, che è un aspetto estremamente importante quando si tratta di gestione di dati e di implicazioni per la loro gestione sicura. Sistemi biometrici, organizzazione aziendale per capire quali sono le vulnerabilità rispetto alla sicurezza di un'organizzazione aziendale, la sicurezza nelle applicazioni, l'analisi e la gestione del rischio ed ulteriore specializzazione nel secondo anno puntando ai fondamenti teorici su cui si basano i temi legati alla sicurezza, quindi abbiamo l'insegnamento di metodi formali per la sicurezza, sicurezza in altri tipi di ambienti, come gli ambienti mobile che aprono ulteriori problematiche, la sicurezza delle architetture orientate ai servizi. Ancora una volta, insegnamenti a scelta dello studente ed il tirocinio obbligatorio da svolgersi presso aziende o uno dei laboratori di ricerca del Dipartimento di Informatica. Diamo ora un'occhiata
ai numeri degli studenti in uscita laureati in una delle lauree magistrali erogate dal Dipartimento di Informatica. E qui questi numeri fanno riferimento all'ultima rilevazione disponibile di Alma Laurea, che è purtroppo soltanto quella dell'anno 2020 e che pertanto non include i laureati in Data Science che si sono avuti nell'anno 2021. E qui la prima cosa da evidenziare, oltre il voto medio di laurea che è 109,8, il primo aspetto importante da evidenziare è che il 100% degli intervistati ha detto che la laurea conseguita ha avuto un'altissima efficacia nel lavoro svolto. Vediamo poi qual è la condizione occupazionale ad un anno dalla laurea. Ben il 95,2% dei laureati sono tutti collocati nel mondo del lavoro e il dato diventa ancora più interessante quando vediamo il tempo medio di occupazione in mesi dall'inizio della ricerca che è pari ad un solo mese, quindi stiamo parlando giusto del tempo di riprendersi dai festeggiamenti della laurea magistrale. La retribuzione netta si attesta intorno ai 1.445 euro e le tipologie contrattuali sono di diverso tipo, per il 26,3% parliamo di contratti a tempo indeterminato, 47,3% contratti a termine di vario tipo ed il 26,3% assegni di ricerca che significa in qualche maniera cominciare ad ibridare la propria formazione anche rispetto a temi di ricerca. Un altro aspetto da sottolineare è la distribuzione geografica. Come vediamo, il 26,3% lavora in area nord-ovest dell'Italia, il 5,3% nel centro e il 68,4% al sud. E questi sono dati molto importanti perché significa che, diversamente da quanto avveniva fino a qualche anno fa, studiare informatica non significa necessariamente emigrare altrove. Si può decidere di andare a lavorare altrove se si vuole fare questo tipo di esperienza, ma come vediamo dai numeri, un laureato in informatica oggigiorno trova lavoro facilmente anche all'interno della propria regione. Vi parlavo prima del tirocinio da svolgere presso aziende oppure laboratori di ricerca del Dipartimento di Informatica. Bene, qui sono mostrate soltanto alcune delle innumerevoli aziende con cui il Dipartimento di Informatica è in convenzione. Vi invito a consultare il sito del Dipartimento di Informatica, la voce tirocini, per visualizzare e prendere atto della lunga lista di aziende con cui il Dipartimento di Informatica è in convenzione. Per quanto riguarda i laboratori di ricerca, anche qui numerosi sono i laboratori di ricerca che il Dipartimento di Informatica mette a disposizione, quale quello di Machine Learning e Data Mining, basi di dati e sistemi di supporto alle decisioni, collaborazione in rete, computational intelligence, interazione, visualizzazione e usabilità, informatica di base e applicazioni avanzate, sistemi intelligenti, ingegneria del software, e-learning e tecnologie dell'educazione. Quindi, come vedete, è possibile trovare spazio anche in termini di temi di ricerca rispetto a quelle che possono essere le varie curiosità, i vari stimoli, interessi culturali da parte dei diversi studenti. E questo fa il paio con una intensa attività di ricerca sviluppata dal Dipartimento di Informatica, anche grazie a diversi dottorati di ricerca in cui è coinvolto. Il primo, quello storicamente noto come dottorato di ricerca in informatica e matematica, ma abbiamo anche il dottorato interateneo in collaborazione con il Politecnico di Bari su temi Industria 4.0 e scienze aerospaziali ed è di nuovissima istituzione il dottorato nazionale in intelligenza artificiale ed in sviluppo sostenibile e cambiamento climatico. È inoltre importante sottolineare l'eccellente collocazione nel mondo del lavoro, sia accademico che in ambito industria, di tutti gli studenti che hanno intrapreso un percorso formativo all'interno del Dipartimento di Informatica ed anche coloro i quali hanno conseguito un dottorato di ricerca. E poiché non ci piace dirlo da soli, ma vogliamo farlo dire anche a loro, è qui disponibile una esperienza riportata da alcuni dei nostri, in realtà questi sono alcuni sono studenti, altri sono laureati, altri sono dottori di ricerca.
Sono Florena Ferrara, sono Master in Venture Corporate Social Responsibility di BM Italia e sono un'inventrice di 17 brevetti nel campo del digitale. Mi sono laureata all'Università di Bari, il Dipartimento di Informatica, qualche anno fa e sono contentissima ancora oggi della mia scelta perché sono riuscita a creare le basi della mia formazione rimanendo nella mia regione. Ciao a tutti, sono Piero Molino, un ex studente del Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari, dove ho conseguito laurea triennale, laurea magistrale e anche il dottorato. Durante il dottorato ho fatto ricerche sull'intelligenza artificiale ed elaborazione del linguaggio naturale e dopo il mio percorso di studi ho lavorato in molti posti diversi, tra cui Yahoo Labs a Barcellona, IBM Watson a New York, Geometric Intelligence sempre a New York. Erano startup fondate da Gary Marcus e Zubin Garamani, e infine ad UberAI a San Francisco. A breve inizierò la mia prossima avventura come staff research scientist a Stanford e non vedo l'ora. Ciao, sono Sara. Sto completando la mia tesi per il corso di laurea magistrale in sicurezza informatica. La preparazione fornita ai miei docenti di questo corso di laurea mi ha dato la possibilità di mettermi in gioco a livello internazionale con il progetto Seeds for the Future, tirocinio di 2 settimane che si è tenuto presso la sede principale della Huawei a Shenzhen, in Cina. Bene, e con l'augurio che possiate essere prima i nostri futuri studenti nei corsi di laurea magistrale e poi i nostri futuri testimonial, io vi lascio con quest'ultima slide in cui sono riportati i referenti del Dipartimento di Informatica nelle figure del direttore del Dipartimento, il coordinatore del consiglio di interclasse, il referente per l'orientamento, il manager didattico e la referente per la didattica e il servizio agli studenti. Grazie per la vostra attenzione.